Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video, un video di make up, quindi mi preparo con voi, quindi Get Ready With Me. La scorsa volta avevo fatto vedere la palette di Ariel, che mi ero truccata con la palette di Ariel, e questa volta andremo a truccarci con la palette di Yasmin, bellissima. La faccio vedere un attimo, ancora non so che colori, come sempre ovviamente, andrò a utilizzare, però sono questi. Aspettate, se metto così, no, vedrete niente così, niente, va bene. Comunque sono questi qua, questi colori qui, e non so cosa andrà ad utilizzare. Mi intriga sia questi oro che questi bronzo, anche il violetto, è bello. Non lo so, adesso vedo cosa andrò a utilizzare come ombretti. E come vi ho già detto, mi truccherò, siccome sono qua tre palette, come te già vedete anche l'altra volta mi sono truccata con la palette di Ariel. Questa volta di Yasmin, la prossima volta sarà quella di Belle e poi di Tiana. Così vi faccio vedere anche i colori, se sono scriventi, ombretti o meno, insomma, eccetera, eccetera. Quindi niente, andiamo a truccarci con la palette di Ariel. Allora, questa camicetta qui è nuova, e l'ho presa dai cinesi, 10 euro, e perché ci sono stati i saldi. Però dopo ho preso altre due camicette, un'altra maglia d'attacco, vabbè, un altro negozietto. Comunque ve le farò vedere, perché dopo, cioè dopo più là, quando mi arriveranno delle cosine su Wish, che ho preso un po' di cose, ok? Ho preso un po' di cose, quindi quando vi farò vedere le robette su Wish, vi farò vedere anche altre cosine, anche tipo questa camicetta qua che ho acquistato. E su Wish solo il fatto, il punto è che non è come AliExpress che ti arriva le robe dopo 3-4 mesi. Dopo 2 settimanelle, 3 ti arrivano. Io però non ho fatto un acquisto solo unico su un rivenditore solo, ho fatto acquisto su vari rivenditori, su una cosa e basta. Non so se so 5-6 cose, insomma non sono tante. E quindi mi arriva prima il corriere, me ne porta uno, poi dopo un giorno dopo, quando sarà, me ne porta un altro. Quindi appena raccolgo tutte queste cose qui che ho acquistato da Wish, vi faccio un bel video delle robe che ho acquistato. In più vi faccio vedere queste cosine qui che ho preso, insomma, proprio di persona nel negozio. Ok, bando alle ciance, niente, vi lascio il tutorial di questo make-up con la palettina di Yasmin, così dopo vi dirò anche che colori andrò a utilizzare, e niente, ci vediamo a fine video come sempre. Eccomi qua ragazzi, allora vado a utilizzare questa crema alla camomilla, molto molto buona, l'ho anche quasi finita, e la vado ad applicare su tutto il viso, poi massaggiandola. Poi vado a prendere questo correttore qui della Kiko, che pure questo sta quasi per finire, e con un pennello lo vado ad applicare, insomma, nelle occhiaie, nella palpebra mobile, per far aderire meglio l'ombretto all'occhio, e anche qualche difettuccio, qualche brufolino nella parte della bocca. Poi prendo una spugnetta e vado a stenderlo meglio. Poi, dopo aver steso il correttore, vado a prendere questo barattolino qua della Kiko, sempre, che è un fondotinta abbastanza scuretto, però dopo vado a mettere la cipria, quindi si attenua moltissimo, quindi non mi fa quello stacco tra il collo e la faccia, che la faccia ce l'ho marrone e il collo bianco, insomma, no. E con la spugnetta, vedete, lo vado ad applicare il più bene possibile, insomma. E non fate caso comunque alle facce che farò da adesso in poi, da matta, soprattutto quando andrò a mettere il mascara, non fateci caso. Allora ragazze, adesso vado a prendere questa terra, che è molto molto chiara, non è tanto forte, dato che comunque prima ho messo il fondotinta bello scuretto, e la vado ad applicare nei zigomi.
dopo aver applicato la terra vado ad applicare questo bellissimo blush, che è un bel blush bel acceso, non emette quintali, però almeno fa risaltare un po' di più il viso, dato che comunque c'avevo prima tutto scuro tra fondotinta, eccetera. Poi vado a prendere la cipria, questa pure è una cipria molto molto chiara, la vado ad applicare su tutto il viso per fermare già tutta la base che abbiamo fatto. Non lo vado ad applicare dopo l'ombretto perché mi è un casino che dopo posso toccare anche gli occhi e mi sfascia tutto il trucco, quindi l'applico prima. Dopo aver applicato la cipria vado a prendere questo qui che ho preso da Kiko, che è un colore per le sopracciglia, adesso non so proprio il nome esatto come si chiama, che come vedete non è proprio a polverina. E prima quindi vado a pettinarmi bene le sopracciglia, poi vado ad applicare questo qui per le sopracciglia per colorarle. Scusatemi, ma non so come si chiama, non ricordo il nome. Come sapete, non sono una make-up artist e certi termini, come si dicono, non so come si chiama. Cioè, questa qui la so, ma non mi ricordo. Allora ragazzi, il viso l'abbiamo fatto, ho scelto i colori che andrò a utilizzare. Allora vado ad utilizzare questo bellissimo color senape, ocra, non ve lo so dire, vedete anche il mio telefono, questo qui ocra, anche questo lo metterò qua a sfumare e qui, lo metto qua alla fine dell'occhio e a sfumare tutto qua, poi e che va direttamente un po' più qui. In mezzo all'occhio andrò a mettere questo bellissimo colore qui bronzato, qui non so se è oro bronzato, no, questo è oro, più o meno oro, e lo andrò a mettere qui, proprio in mezzo, e alla fine questo, che questo pure è simile all'oro, insomma, pare oro, pure questo, lo vado a mettere qua. Poi come punto luce, non lo so, poi vedo, metto un semplice bianco, se no no, mi sa che metto questo bronzo qui come punto luce, adesso vedo. Ok, quindi questi qui sono i colori che ho scelto per questo make-up di Yasmin. Ok, iniziamo subito. Thank you.
Dopo aver fatto il trucco occhi con gli ombretti, bellissimi ragazzi, ragazze, non ve l'ho detto, ma sono veramente pigmentati e scrivono tanto e mi piace veramente molto, soprattutto il giallo senape è una bomba anche. Allora qui vado a prendere la matita e vado a passarmela nella parte inferiore interna comunque dell'occhio. Poi vado a prendere l'eyeliner, questo qui è dell'Astra, e faccio sempre l'eyeliner solito, non lo vado a mettere fino alla punta dell'occhio interna, quella vicina al naso, e poi dopo tutta giù, ma faccio metà occhio sempre come fossero occhi da gatto, che a me mi piace di più, perché poi anche se la vado a mettere proprio fino a tutto l'occhio, tutta la riga, non mi si vede tanto l'ombretto a me. Che c'ho l'occhio un po' così chiuso, pare, quindi non si vede tanto, quindi preferisco fare la metà, così che risalta di più l'ombretto, insomma si vede di più. Poi vado a prendere questo mascara qui bellissimo della Maybelline, che me l'aveva regalato il mio ragazzo, e fa delle ciglia veramente lunghe, mi piace veramente tantissimo, dà tanto volume alle ciglia, infatti questo è effetto volume. Quindi dopo aver finito gli occhi totalmente, vado a prendere questo qui, l'illuminante, lo vado a mettere un po' nei zigomi, come vedete, nel naso e nella punta del naso, e poi vado a massaggiare. Poi vado a prendere questo spray della Essence, che serve per andare a sigillare il tutto e deve essere a distanza di 30 cm. Poi vado a prendere questo rossetto, ragazze, bellissimo, un bel nude in color carne, ed rimane matto, opaco. Ho scelto questo perché ho voluto far risaltare di più gli occhi, quindi gli occhi sono già belli forti, diciamo, non quel forte tanto, però comunque sono belli forti, e quindi ho deciso nelle labbra di mettermi un colore nude, quindi una cosa tranquilla. Eccomi qua ragazzi, allora il trucco è finito e mi piace veramente da matti, è bellissime ste palette, le adoro proprio, le adoro, ma questa di Yasmin è una bomba proprio. Allora, questo qui è il trucco, ragazzi non so come farlo vedere, ma guardate, c'è di persona dal vivo, è una roba bella un bel po', mi piace tanto questo trucco come mi è venuto, lo faccio vedere, aspetta, un po' così al rallentatore. No, è veramente bello, quindi ho fatto, vedete, qua il giallo, qua ho messo quel brillantinato e qua quello un po' verdolino e qua ho messo un po' di oro, bronzo. E come rosso, vabbè, questo qui è tutto al viso, vedete qua il lucido de... oddio, non mi viene il nome, come si chiama? E comunque fa niente, tanto Greta... Non ricordi mai niente, quello che ti lucida il viso, vedete, non mi ricordo, l'illuminante, ecco. Poi ho messo questo rossetto proprio tranquillo, naturale, perché io preferivo di più, dato che c'ho l'occhio bello forte come trucco, diciamo, e allora volevo stare più tranquilla col rossetto, ho messo questo nude. Bello. E niente, questo qui quindi è il trucco, questa è la camicetta carina.
Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete un pollice in su. Se il trucco vi è piaciuto, fammelo sapere sotto nei commenti. E noi niente, ci vediamo presto al prossimo video. Un bacio, ciao.